approvata in commissione stamane la variazione di bilancio, il piano del fabbisogno, si tornerà ad assumere nel comune di Teramo. Assolutamente sì, ringrazio la collega Stefania Di Padova che ha collaborato giorno dopo giorno al mio fianco per far sì che questo risultato potesse arrivare in tempi assolutamente brevi. Finalmente abbiamo presentato un piano delle assunzioni da oltre 50 unità che andrà a colmare tutte quante quelle carenze che sono proprie dell'attuale pianta organica dell'ente. Avevamo sempre denunciato come il numero attuale, 230 unità, non fosse assolutamente sufficiente per dare risposte concrete, quotidiane e rapide alle richieste e alle istanze dei cittadini. Ecco, avviamo oggi l'iter per far sì che possiamo andare ad accelerare su questo percorso. È il secondo step di una riorganizzazione dell'ente che abbiamo già fatto nel mese di agosto, quando abbiamo riorganizzato l'ente per renderlo più efficiente nel dare risposte ai cittadini. Oggi abbiamo dato il là a questo percorso di nuove assunzioni all'interno dell'ente, assunzioni tutte a tempo indeterminato, con concorsi pubblici. Quante assunzioni vuoi ripetere? Saranno circa 57 assunzioni nella programmazione attuale, che però ovviamente essendo una programmazione triennale potrà essere limata in corso In d'opera. che settori? Andremo a dare risposte in tutti quanti gli ambiti che sono all'interno del comune, assumeremo vigili urbani, assumeremo assistenti sociali, assumeremo personale amministrativo, andremo ad assumere il settimo dirigente dell'area 7, ad oggi ad interim all'ingegner Bernardi. Daremo quindi risposte concrete a tutte quante le Quindi istanze che risposte concrete anche all'ufficio anagrafe dopo le polemiche di queste assolutamente sì, settimane. all'ufficio anagrafe probabilmente delle risposte arriveranno già in settimana, quando finalmente ultimeremo i percorsi concorsuali già avviati e quindi avremo 11 unità di personale Nell'ufficio divise tra il personale del settore sociale, il personale per l'ambito amministrativo con una fortissima attenzione all'area 4, che è appunto l'area dell'anagrafe, e al Sisma, per far sì che finalmente si dia un'accelerazione concreta alla ricostruzione anche sul nostro territorio.